Liste d'attesa fuori controllo e privatizzazione degli ospedali. Il Partito Democratico di Pesaro Urbino ha messo di nuovo sotto i riflettori le criticità legate al sistema sanitario delle Marche. L'attacco è rivolto alla regione a metà mandato della Giunta Acquaroli. La sanità della nostra provincia è peggiorata su tutti i fronti. Siamo arrivati a una degenerazione dei servizi offerti sia ospedalieri che di tutt'altro tipo, perché è venuto a mancare qualunque servizio anche di continuità assistenziale nei territori delle zone più periferiche. Ciò che ho messo in primo piano oggi è anche la privatizzazione della nostra sanità. Ci siamo ritrovati in una situazione per cui i medici assunti dal Servizio Sanitario Nazionale guadagnano un terzo di quelli delle cooperative, devono sottostare a turni massacranti e lavorare anche il weekend, mentre un medico in pensione, anche ultra ottantenne, può guadagnare invece in 3 giorni quanto il suo collega assunto dal servizio pubblico guadagna in 1 mese. Di questo passo sono sempre di più coloro che scelgono di andare a lavorare nell'Emilia Romagna o nelle altre regioni vicine, con una qualità dei servizi sempre inferiore offerta ai cittadini a spese sempre più alte, quindi sulla loro pelle e anche sulle loro tasche i servizi si stanno impoverendo drammaticamente. La sanità, ha proseguito Vitri, nei prossimi anni costerà ai marchigiani 86 milioni di euro solo per i costi alle cooperative private, tanto che, ha aggiunto la consigliera, nel settembre scorso Marche Nord aveva fatto un bando da 13 milioni dedicato proprio alle cooperative. Io ho chiesto a Salta Martini e ad Acquaroli di mettere almeno un limite di spesa ai compensi dei medici di queste cooperative. Mi è stato detto di no, non è stata data nessuna risposta, anche se a livello nazionale, per fortuna, grazie ad alcune sollecitazioni dei medici, pare arrivi ora un limite. Però nella nostra regione come faranno, visto che la maggior parte dei turni li coprono loro? La maggior parte a Pesaro, Fano e Urbino al pronto soccorso, ma anche ad esempio in pediatria. E chi controlla soprattutto? Ho chiesto almeno una verifica, una commissione di verifica e controllo, anche su questo nessuna risposta. Occorre verificare i requisiti, occorre verificare le ore lavorate, occorre verificare l'adeguatezza dei servizi offerti. Fino ad oggi nulla di tutto ciò. Deluso anche il collega Andrea Biancani, che ha puntato il dito contro le liste d'attesa. Non si parla più di mesi, non si parla più di anni, si parla addirittura di prestazioni che non vengono neppure più prenotate. Le persone sono esasperate, sono costrette ad andare in Emilia Romagna o sono costrette a pagarsi direttamente la prestazione, a volte con costi di 200, 300, 400 euro. Questo è un problema che devono risolvere, perché non è più pensabile che i cittadini non abbiano più diritto ad essere, come dire, a fare la prevenzione molto spesso, oppure a fare le verifiche se avevano già una malattia. D'altra parte, ha dichiarato Biancani, ritengo che aver cancellato l'azienda ospedaliera Marche Nord sia stato un errore ed ora si stanno vedendo gli effetti negativi. Questo è veramente, fa capire l'incapacità di una giunta che è partita contro un non ospedale unico pesarofano e ne ha fatto uno unico con 4 sedi. L'ospedale nuovo da 680 posti poteva dare una risposta reale, purtroppo questa soluzione non ci sarà più, ma devo dire che avrebbe soprattutto tenuto i medici, avrebbe fatto sì che anche altri professionisti fossero motivati a venire a lavorare nel nostro territorio. Ringrazio ovviamente tutto il personale medico, infermieristico, ma personale sanitario per il grande lavoro che stanno portando avanti, che stanno facendo, però veramente la situazione è veramente tragica, anche perché ricordo che il bando per il nuovo ospedale, quello più piccolo, il nuovo ospedale che doveva venire a Muraglia, doveva partire a fine dicembre. Oggi siamo praticamente ad aprile e ancora non è partito neppure il bando. Avevano addirittura ipotizzato l'inizio lavori per fine 2024. Continuare a raccontare, come dire, le cose non vere ai cittadini, prima o poi i nodi verranno al pettine e quindi non avremo neppure l'ospedale piccolo che in qualche modo avevano promesso di voler fare nel nostro territorio.